Clip rettiliani. L'anima degli mortacci tua. Vorrei ringraziare la Sdrubale 27 49 52 32 per le 10 sub giftate, ragazzi. Sta riciclando palesemente del denaro, ragazzi. Oh, se non è così, ahimè, mi sbaglio. La mia teoria, sarò down io, ma cioè, ahimè, ragazzi, devo fare un video di chiarimento sulla situazione, visto che Joker ha minacciato di denunciarmi. Caro Joker, ti spiego. Allora, posso dubitare di te, visto che sei stato bannato da una piattaforma come Twitch, proprio perché, almeno così si diceva, tu stessi riciclando denaro, barra qualcuno ti stesse facendo fare delle cose brutte, comunque bla bla bla. Questo non è un video di scusa, nel senso, io ho detto la mia. Se tu vuoi denunciarmi, denunciami pure, caro Joker, a me non interessa di quello che dici tu. Nel mentre ti mando un bacione, goditi la vita. Ciao cucciolo. Cosa è successo? È arrivata la lettera? È arrivata la letterina? Sta riciclando palesemente del... No! Sta riciclando palesemente del denaro, ragazzi. Oh, se non è così, ahimè, mi sbaglio. La mia teoria, sarò down io, ma cioè, ahimè, ragazzi, devo fare un video di chiarimento sulla situazione, visto che Joker... Ah, il trigger quando arrivano i soldi da pagare a Joker, va in panico. Ha minacciato di denunciarmi. Caro Joker, ti spiego. Allora, posso dubitare di te, visto che sei stato bannato da una piattaforma come Twitch, proprio perché, almeno così si diceva, tu stessi riciclando denaro, barra qualcuno ti stesse facendo fare delle cose brutte, comunque bla bla bla. Questo non è un video di scusa, nel senso, io ho detto la mia. Se tu vuoi denunciarmi, denunciami pure, caro Joker. Io propongo un bel incontro di sumo per vedere chi ha ragione. Come la mettiamo adesso? Oh, ci starebbe, merda, lo guarderei. Prendiamo tipo una palestra, prendiamo il ring e lo facciamo tipo wild, spacchiamo tutte quante le bottiglie di vetro intorno per fare il ring, li accendiamo col fuoco e si mettono quei mutandoni, quelli là bianchi da sumo, tipo così sul coso, sì, tutti così, e chi spinge fuori l'altro ha ragione. Ma poi cioè, non è che ha detto tipo ti compri le sub che dici vabbè ancora fattibile, no? Gli ha proprio detto tu ricicli denaro, cioè riciclare denaro è tipo grave, insomma. No, palese, cioè non è tipo possibile che c'ha uno quei soldi che gli ha donato. Cioè non è, no, è palesemente riciclaggio. A me è successo una cosa simile. Cioè a me successe che in una live di Twitch dissi contro un noto sito di cui non facciamo il nome, anche perché ci devo fare un placement tipo dopodomani su Twitch, quindi no, non facciamo il nome. Con un noto sito che praticamente ci giocai in live e dissi che era una truffa, secondo me. Okay. Ma dissi, cioè non è che dissi tipo, dissi secondo me è una truffa perché questi utenti potrebbero essere dei bot messi dal sito per non farti vincere, ok? Che comunque sì, erano delle mie considerazioni, sicuramente dette in una maniera non opportuna, però cioè non è che ho detto tipo porco due, spero che al founder del sito gli muoia la madre di cancro, capito? Ho detto una cazzata, no? E mi è arrivata una causa legale con richiesta di 20.000 euro di danni. Questo 3 anni fa. Poi ho chiarito parlando con un contatto che avevo e me l'hanno ritirata. In generale, quando tu dai del truffatore a qualcuno, la cosa base che succede è che ti mandano una lettera legale chiedendo 10.000 euro di danni, minimo. E secondo me funziona solo in alcuni casi. Cioè dire tipo, secondo me Mario è un coglione, non è denunciabile. Però dire anche solo, secondo me Mario è un truffatore, è denunciabile, perché tu truffatore a una persona lo puoi dire senza essere denunciato solamente nel caso in cui quella persona, come per esempio Matteo Saba, ha delle cause perse per truffa, quindi dove viene condannato come truffatore. In realtà non potresti neanche dire che è un truffatore, potresti dire in passato hai truffato. Questo non puoi dire, puoi dire in passato hai truffato, però non puoi dire tipo sei un truffatore, perché magari lui lo era 5 anni fa e adesso non lo è più. Clip rettiliani. L'anima degli mortacci tua.